salve a tutti, Vincent Warlike e benvenuti nel mio canale. Siamo al 23esimo episodio. Allora, guardiamo un po' cosa stavamo facendo e che cosa stavamo cercando di fare. Allora, vediamo un po'. How can I serve the people? Ok, stiamo My mandando qua journey begins. Corinne per migliorare l'ordine pubblico di Casinum. Siamo ancora in guerra con gli Irpini, che al momento hanno 1, 2 e 3 eserciti, ok. Ribelli sanniti ci sono anche. Beh, qui penso, spero che ci pensi Capua, a meno che non me le mandi nelle nostre terre a fare incetta di soldi. Un altro esercito di Crotone che avanza. Noi siamo qua a Bovanium, We hunger for battle. con un piccolo esercito. Va bene, direi di lasciarlo qua così. Anche qua a Casinum stiamo reclutando un po' di roba perché. Ok, qui c'è la guarnigione, mentre a Corfinium ancora no, perché stiamo sistemando la città. Vabbè, guardiamo un po'. Mentre quassù, che stavamo facendo? Una guerra contro, ok, Aritim e la Decapolis. Ah, tanta roba da sistemare, con 2 soldi facciamo. Non abbiamo soldi. Pure questi mi servono. Ma vabbè, questi. Questo non è roba mia. Non si può neanche distruggere. Converte, smantella, demolizione impossibile. Poi qua. Tutti e 2 in marcia forzata. E anche qui avevamo distrutto gli eserciti di Viesul. Conquistando appunto l'insediamento di Viesul, direi che qua giù siamo a posto. Abbiamo un altro piccolo Ready esercito orders. qua per controllare un po' la situazione qui a ovest, a nord-ovest, scusate, nord-est, che nord-ovest, nord-est, e all'interno di Cesena. Ci sono 9 unità, più ne abbiamo Commander. 7 qui, direi di essere abbastanza coperto. Direi che dovremmo solo passare il turno. Proviamo. No, questo personaggio ha un'abilità non assegnata. Abronico. Abronico, il generale dei Teketeketè. gli andiamo ad aumentare allora le sue statistiche. Ricchezza, economia, sussistenza, velocità di reintegro. Io farei velocità di reintegro, visto che comunque abbiamo l'esercito da sistemare e dobbiamo sistemare un Ready for po' battle. anche questi, soprattutto le At cavallerie. your command. Soprattutto le cavallerie. E qui anche gli oppliti. Quindi passiamo il turno. Adesso possiamo passarlo tranquillamente. Ah, bello. Chissà dove arriveremo con questa campagna. Io vorrei provare ad arrivare Only the youngest and most foolish peoples cannot see when it is time for the fighting to end. Allora, a quanto pare qua vedo del verde. Quindi, Regione Parmini, proprietario sconosciuto. Qui vedo del verde. Quindi mi viene da pensare che questo sia l'ultimo insediamento della Decapolis. Noi rifiutiamo il trattato di pace. Your choice makes little sense to me. Still, at least we have seen your true colors now.
Allora, stavo dicendo che come obiettivo della campagna vorrei arrivare a conquistare i 6-8 insediamenti che mi vengono chiesti come obiettivi. Adesso non mi ricordo se sono 6 o 8, e poi andare lì a terminare la campagna. Là ho visto degli ripini in movimento anche qua, speriamo che non vengano troppo a disturbarmi. Allora, gente, ristabilito ai diritti commerciali di Massaglia. Consiglio di Massaglia ti chiede di concedere ai suoi mercanti il diritto esclusivo di commerciare nel tuo territorio. Saresti comunque libero di commerciare con altri, ma le merci di Massaglia riceverebbero l'approvazione di Stato e avrebbero la precedenza fin tanto che è valido il contratto. Cosa vuoi fare? Sono amici onesti e sono molto ricchi. Gli interessi di Massaglia non sempre sono in linea con i nostri. Fa il contrario. L'economia di Massaglia potrebbe essere in pericolo. Forse possiamo trarre profitto da qualche altra parte. Va bene, dai, accettiamolo. Gente ristabilito, René. Perfetto, brava la nostra René. Il rapporto di costruzione, ok, abbiamo dei soldi, quindi possiamo andare a sistemare gli insediamenti che abbiamo conquistato. Al momento direi di aspettare un attimo prima di muovermi un'altra volta. Credo che questo sia l'ultimo insediamento. Fessina, Fessina, ok, sì, che sarebbe anche Bologna. Aspetterei andare a conquistare prima, mettiamo un po' a posto queste cose qui, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Velusna. Ah, c'è anche questo qua, Vatluna, riconquistata da chi? Vatluna, ma l'avevo conquistata io, perché? E qui c'è Neapolis. Quindi che fare? Dovrei eliminare quei due eserciti lì. Ready for battle. Volevo fare un turno di riposo, ma vabbè. Prossima volta. Allora, cerchiamo di eliminare i esuli qua, i esuli, e morono finalmente. Ottimo. Prendiamo i soldi. Fazione distrutta, Viesul. Probabilmente potremmo marciare anche già verso On the road again. Fessina, andiamo a vedere cosa c'è. Stopping to rest a while. At your command. Potrei comunque iniziare ad avanzare. Aspetta, vorrei reclutare la 20ª Commander. unità. No, si devo reclutare della merda, piuttosto sto senza. Make haste, Andiamo men. avanti. Poi tiriamo Commander. via, anche qua eravamo a marcia forzata, no, ok, andiamo a eliminare questo Ready. schieramento. Kill them all. Ottimo, vai. Così una pugnalata in faccia. Ok, grado aumentato per Acroneo. At your com get to it, Torniamo men. dentro il nostro insediamento. E diamogli capacità di movimento, anche a lui lo aumentiamo ancora di più. Questo invece. Dai. Questo. Unità mercenarie non ne abbiamo. Allora, capacità di movimento, va bene.
Poi dobbiamo a questo punto eliminare queste fazioni. Ok. Ready for further orders. March. Fuggono, fuggono. Ah, ma ho combattuto anche questi. Commander. Ok, vai. Non importa se perdiamo la cavalleria. È un cazzo nelle palle. E via. Ok. Ottimo. Make haste, men. A questo punto facciamo riposare quello schieramento. Usciamo con i fratelli di Senofonte. Anche qua una risoluzione automatica. Andiamo veramente veloci, ragazzi. D'altronde è anche un po' inutile fare queste battaglie. Insomma, se ci fosse qualcosa di interessante nella battaglia la farei anche. Fazione distrutta, gli Aritim. Ottimo, e ci liberiamo anche di un altro nemico. Allora, guardiamo un attimo un'occhiata intanto. Quanti nemici abbiamo? Ci sono rimasti i Massili? Perché sono in guerra con noi? Dove sono i Massili? Scusa. Per quale motivo sono in guerra con noi? Poi perché sono qua a Cartagine? Do not wander in like a desert beggar. If you have something to say, say it like a civilized man. Sì, sì, parli un po' troppo però. Cartagine come ci vede? Does this pass for speech where you come from? Un accordo commerciale? Un patto di non aggressione? Due soldini? Dai. Allora si strunza. E invece per questi soldi un accordo commerciale sempre basso. I soldi li vuoi però. Vabbè. Gli Irpini. E invece quell'altra fazione che erano i Aleria. Aleria sono in guerra con Neapolis, Roma, con noi, con gli alleati difensivi degli Etruschi. Sinceramente non ho voglia di andare a conquistare anche lì. Allora, potremmo con un colpo di mano prendere Vatluna, ma l'avevamo già presa. Ah, Fufluna, Vatluna, ma quante cacchio di nomi ci stanno. Di che cosa fa parte? Ah, fa parte della Tarquinia. La Toscana è tutta nostra, chissà se possiamo emanare un editto, fammi vedere. No, però possiamo costruire, costruiamo questo, no, c'è già qua, dai, aspetta, facciamo un campo, una miniera. Ma dai, facciamo un altro di questo e un campo, va bene. Mamma mia, quanti soldi stiamo a spendere. Qui a Viesul facciamo un agora, un terreno sacro, questo e questo. Qui aumentiamo, no, aspettiamo, prima conquistiamo qua, che è così. Dovremmo ciucciarcela noi tranquillamente. Neapolis qua non sta attaccando. E purtroppo Neapolis è insediamento conquistato così. We hunger for battle. Senza né ciao né miau né pau. Attacchiamo la flotta che se ne va. Bene. Che cosa c'è qui? Ha una spia. Allora, Vatluna. Ma molto probabilmente me l'hanno attaccata prima. Molto probabilmente ce l'avevo già anche prima. Facciamo un bosco sacro. Questo lo distruggiamo qua, come mai? Ah, lo stavo mettendo a posto adesso, ok. E va, qua facciamo una miniera. Questo lo cambierei per questo. Ok, bene.
Mannaggia la miseria, quanta roba. Direi che abbiamo fatto tutte le nostre mosse. Non ci rimane altro che andare a vedere la situazione lassù e poi capire cosa fare. Ah, qua giù invece, aspetta, portiamo qua Corinna. I would travel to Tartarus in your service. Non è finito questo turno, perché vedo che ci sono anche ancora degli schieramenti. Allora, gli Irpini sono lì e gli altri. Probabilmente Crotone ha eliminato sia gli Irpini che i Sanniti. Se loro vanno qua, dove vogliono andare questi Irpini? Non mi piacciono. Vabbè che c'è poca roba dentro. Allora, questo esercito lo eliminiamo con l'esercito dei fedeli di Elena. Però se fuggi così sei un codardo. Ok, 77, 82, 87. Ed è eliminato l'esercito degli Irpini. Prendiamo i soldi. Ottimo, grado aumentato per Tucidide. Tucidide, sì, Tucidide, Tucidide. Mamma mia, che nome. Tucidide, aumentiamo la capacità di movimento per Tucidide, che lo facciamo rientrare a Corfinium. Al momento direi di sì. E proviamo con questo esercito i centauri ad attaccare i tori spudorati. Siamo notevolmente più forti, anche perché abbiamo armatura e arma al primo livello. Loro hanno spadaccini, lancieri, frombolieri. Ah, in un'imboscata li prendiamo? Potrebbe essere interessante andarcela a giocare questa qua. Dai, andiamola a giocare, faccio un salvataggio rapido. Ma perché voglio vedere ste merde qui che cosa combinano i nostri lancieri di merda. Andiamo sul campo di battaglia. Allora, questo è lo schieramento, ma in questa roccia qui c'è questa collinetta, quella roccia c'è sempre ovunque, e cambia solo un po' il paesaggio. Qui c'è l'erba e tutto, le piante, ma è uguale alla stessa collina che ho giocato là nella terra arida, uguale identica. Allora, siamo sul campo di battaglia. Pronti per un'imboscata. Adesso abbiamo la partita e diamo gli ordini di attacco, con i quali la fanteria attaccheremo questo fianco, con la cavalleria del nostro generale attaccheremo gli schermagliatori, e qui davanti insomma abbiamo i nostri frombolieri pronti a tirare. Li mettiamo anche qua, va bene. Allora, iniziamo la battaglia, mettiamo subito in pausa. Sapete, no, che io la pausa non la uso mai, proprio, cioè, per una questione di abitudine, cioè non mi sono mai abituato ad usare la pausa. Due, questo e questo, ok. Lo trovo anche più bello giocare senza la pausa, è più avvincente, insomma, se sei bravo devi giocare senza pausa. Se non sei bravo, giochi con la pausa. Io faccio cagare in entrambe le cose, quindi tiriamo via la pausa, guardiamo subito l'attacco. Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Ok. Va bene, una carica del nostro generale, via subito però. Il nostro generale è sotto attacco. Ok, tirate qua. Swift melee cavalry.
Diamo una mano. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Andiamo a caricare il generale nemico. Ottimo, via il nostro generale. Quickly now! Spearman, at the ready! Commander! Swift riders at your command! Hoplites! At the charge! At your service! Hoplites, ready! Spear infantry, ready! Awesome! Circondiamo il generale nemico. Diciamo agli slinger di smettere di tirare. Inseguiamo i lancieri in fuga. Circondiamo il generale. Attacchiamolo. Il generale nemico è morto. Rompi il cazzo, però ogni tanto qualche bella notizia me la dai, eh. Direi che ci siamo. Va, facciamo una carica lì in mezzo. Victoria, lead us! General! Bene, quanti ne rimangono? 3, solo 3 uomini, no, Hoplites. As you command. Vieni via generale. Riders at the devil! Ready for orders! Inseguite questi due uomini fino alla morte. Aspetta, voi lancieri. Eh no. Mi sa che non ce la fanno. Ce la fanno? Eccolo qua. Terminiamo con la battaglia. Dai, è stata carina. Mi piacciono le imboscate. Veramente belle. Ok, vorrei sperare che gli irpini siano morti. Guardiamo se la fazione distrutta. Vittoria di misura. Ok, benissimo. Grado aumentato per Enopio. Va Enopio. We hunger for battle. Gli diamo anche lui. Ah beh, abbiamo un po' di roba. 5. Trasformazione culturale, ok. Morale unità, morale unità, ordine pubblico per turno in provincia locale, direi che va benissimo, abilità offensiva, autorità, probabilità di ferire gli agenti nemici, io direi di dare abilità offensiva e gli diamo subito stratega, ottimo. E anche lui lo facciamo tornare a Casinum. Direi che qua abbiamo i nostri 3 esercitini. Tanto per controllare un po' qualche sospetto di una qualche fazione nemica che possa apparire al momento all'altro, che non si sa mai. Allora, facciamo così. Tu vai qua. Aspetta. Questo esercito lo porto a potenza e li voglio tenere un po' separati.
piuttosto creo piccoli eserciti qua giù, che con le guarnigioni posso aiutarmi. Ma posso fare anche un altro generale? A vedere. A quanto pare sì. A quanto pare posso fare anche un altro generale. Posso fare anche un altro generale. Beh dai, ci guardo dopo, perché stavo pensando di tenere dei piccoli eserciti nelle città più grandi, in modo da combattere eventuali nemici, insomma, sicuramente in assedio, in difesa d'assedio. Vabbè, passiamo il turno. Allora, no, tradizioni militari per te, che te, che te. Allora diamogliele subito. We hunger for battle. Beh, qua. Te che te, fa troppo ridere. Schermagliatori, te che te, che te. Perché non sapevo come chiamarli, allora si chiamavano... ricordo i nomi che avevano, techete, perché non techete. La Decapoli etrusca ha ancora diverse flotte, però anche Neapolis vedo che gli sta dando addosso in mare molto bene, e vedo che i suoi eserciti fanno la corsa per andare su a Felsinia, per conquistare Felsinia. Vedo che anche Crotone avanza, ha voglia di conquistare, ma io lassù lascio tutto a loro. A freely given gift is like a gentle spring shower, unexpected and refreshing. Oddio. Ba-ba-ba-ba-ba. Potrebbe interessarmi. Mi interessa e accetto, non voglio avere un altro nemico qua nei dintorni. Your decision is a welcome one. Rimaniamo onesti, questo è l'importante. Va benissimo, va benissimo. Poi rifiuteremo nel caso i nostri alleati ci chiedono di tornare in guerra con loro. L'importante è che non abbiamo peggiorati dei rapporti. Richiesta di Masilia. Massaglia, il consiglio di Massaglia invia un messo a chiedere aiuto per completare un tempio grandioso in tempo per le imminenti festività. Gli amministratori di Massaglia hanno bisogno di forza lavoro aggiuntiva e tu sarai pagato in anticipo. Cosa facciamo? Ma ci pagano in anticipo? Quanto? Inviare il necessario, va bene a chiunque, ma se vogliono farlo credo sia meglio. Invia civili, invia ingegneri esperti, l'aiuto necessario verrà solo da uomini esperti, non inviare nessuno. Inviamo dei forza lavoro civili, via. Grado aumentato per Aminta, il nostro primo dignitario. Da quanti anni ha Aminta? Cioè, se può sapere. 50, no, cos'è questa? La sua età, questa? L'età, 59 anni. Brava Aminta. Allora, astuzia. Guardiamo un po' cosa possiamo darti qua. Questo. Trasformazione. Entrate dalle provviste, quelle lì. Qui l'ordine pubblico è buono. Dobbiamo andare qua con Aminta per fare la trasformazione culturale a Ritim. E qui come siamo messi abbastanza bene, quindi sposterei anche Anfitoe, direi di portarla qua verso Vatluna. Poi rapporto di costruzione, gli aiutanti aumentano Anfitoe, nobildonna, serpente addomesticato. Rapporto
tratti del personaggio incorreggibile ma maleducato, il nostro Archidarista. Popolazione indignata nel Lazio. Guardiamo perché. Stiamo arrivando. Abbiamo dato i tratti, scusate. Abbiamo dato i tratti al nostro generale di ordine pubblico, quindi dovrebbe andare meglio. Pace negoziata con Aleria. Nuovo schieramento formato. Se anche una persona importante della tua fazione ha deciso di separarsi dal tuo schieramento e formarne uno nuovo, il Discepoli di Apollo. Ma quanti cazzo di schieramenti ci sono? Anco Marzio, manco cazzo. Qui cosa possiamo dargli? Campo visivo, interessante. 5 armature per tutte le unità. Autorità. Velocità di ricerca, 5 morale di unità, tutta la cavalleria. Io aumenterei un po' il morale della cavalleria perché è quella che è un po'. Queste cose qua, richiedi 2 di autorità in più rispetto al bersaglio, più 5 di gravitas agli altri membri, no, più 2 lealtà per lo schieramento obiettivo per 4 turni. E come facciamo a sapere quanta lealtà abbiamo? Ah, qua, aspetta. Dov'è che era? Cazzo era qua la lealtà di sto qua? Come facevo a saperlo? Autorità, astuzia, zelo. L'ambizione, gravitas, allora chiediamo più lealtà a questo che c'ha la gravitas più alta, ad obiettivo Acroneo, ok. Poi dura lealtà per 4 turni. Chiediamo più lealtà anche ad Eunore. Mamma cara. Poi guardiamo un po' la situazione delle famiglie. Io non so se dopo faccio una bella cosa qua. Aumentiamo più 2 lealtà per lo schieramento politico che aderisce questo personaggio. Va bene. Più lealtà, più 4 di lealtà per lui. Quindi dovremmo migliorarle le lealtà. Più 6 pressione fiscale, più gravitas, più 4 lealtà. Va bene. Daremo anche più gravitas, però basta che sia leale. Ok. E tu chi sei? Tu chi cazzo sei? Armatura, velocità di movimento per la cavalleria leggera, va bene. Morale, al morale tutte le unità. Ok. Ferire gli agenti in autodifesa. Ma tu chi cazzo sei? Questo cos'ha? Meno 5 la grande aspettativa degli altri eredi eleggibili. Oh, cazzo, ne so. Vabbè, aumentiamo anche sto schieramento. Guardiamo un po' che cacchio ho combinato. Rischio il 59%. No, dai, ma perché? Ordine pubblico, ma cosa devo fare? Cosa devo fare? Oramai siamo un imperialismo oligarca. Cosa devo fare qua? Dai, fammi vedere qua, perché sennò i miei figlioli. Aumentiamo i miei figlioli pure.
Tu non c'hai niente, armatura autorizzata quando è capo di un esercito. Vai, più autorità. Tu qua 3 5 l'armatura, autorità quando è capo di un esercito ancora. Vai, più autorevoli miei figli. Tu questo è più campo visivo, morale a tutte le unità. Riepilogo 64% aumentato addirittura. Dai cazzo. Ma perché? Andate a fanculo, traditori. Cosa devo fare? Meno gravitas all'erede. Meno gravitas a tutti gli eredi. Se io faccio così. Disegniamo l'erede, mamma mia, mi sa quanto è aumentato. Madonna santa, scoppia, io so che scoppia la guerra, madonna, scoppia la guerra, mamma mia, scoppia la guerra civile, scoppia la guerra civile, non la voglio, dai, vai a vedere a Fessina, ma che c'è qua, gli insubri. Scopriamo gli insubri qui cosa c'hanno. 14, 12. Ma qua arriviamo noi. Mettiamoci qui. Belli, belli. Nei boschi. Andiamo a vedere gli insubri. Mamma mia, c'è una guerra civile. Un altro non la voglio. Non ce la voglio picca. Determinata, fedele. Come, come, let me hear your talk. I warn you, I have no... I accept the name of our people. Let this be a sign of more good to come. Un accordo commerciale, molto ovviamente non possiamo farlo perché ancora non abbiamo terre confinanti. Un transito militare, ma no, adesso direi di no. Allora, guardiamo di passare il turno e fare scoppiare questa guerra civile. Accidenti. Sa che ho fatto peggio, peggio del peggio. Che c'ho ancora più eserciti di prima, se li perdo tutti sarebbe la rovina. Hanno scoperto René, va bene René. Altro, fatemi leggere un secondo, mercante di, cioè adesso prima c'erano le Poleis, adesso c'è Massaglia, che palle. Tre mercanti di Massaglia in competizione vogliono affari con te, ti esortano a scegliere saggiamente. Mercante di ambra, di gioielli, di vino, nessuno di loro. Dai, prendiamo la quella, sarebbe nessuno di loro, ma quella migliore, però facciamo il mercante di ambra, via, alta probabilità di guerra civile. E che devo fare? How can I serve the people? Ma perché? 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 Trasformazione culturale. What do you wish of me? Vai, lavora. Allora, guerra dichiarata, Veneti e Insubri, ok? Popolazione incoraggiata con Etruria. Porto di costruzione aumentato. Gli aiutanti, rapporto, popolazione infelice nel Lazio, vabbè. Oh,
Ok, qua ci sono le guerre da fare. Commander. Prendiamo un po' di cavalleria mercenaria. Almeno una la prenderei. Ce ne sarebbe anche un'altra volendo. Aspetterei. Mamma mia, devo guardare sta cosa qua della guerra civile, ragazzi. Ah, cosa devo fare? Più 2 di gravitas. Meno 5 gravitas, pedis. Fai un favore. Guardiamo così. Questo. Ma come cazzo si fa qua? Questo. Chi lo mandiamo? Vai, vai a Cartagine, invia Cartagine, vai a fare dei coglioni. Assumere dei politici. Oddio. Oddio, non voglio la guerra civile, non lo voglio. Allora, dai, attacchiamo qua la Decapolis. C'è il mondo intero, quindi andiamo sul campo di battaglia, facciamo un salvataggio, via. Ok. Iniziamo la battaglia e... non ho visto che era... una erano in modalità fortifica. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Ah, vengono fuori? Vengono fuori? Allora ferma il treno. Vengono fuori? Dove sono i rinforzi nemici? Su quel fianco là. Se vengono fuori tutto cambia. Orders understood. Missile infantry ready. Understood. Andiamo. Sono qua, ok. General! At speed! Decine di migliaia. Ma mio signore, non esiste tale esercito. As you command, ready and waiting. Advance at speed.
Missiles awaiting targets. Advance in speed. Yes, Commander. Prepariamoci. Orders. Commander. Commander. Quick march. C'è un certo schieramento, eh? Vai, bello. Sarà interessante. Andiamo avanti. Understood. Missile infantry at your command. Curanti. Missiles ready for loro. Helltasks. Advance at speed. Swift riders at your command. Forward. Hoplites. At the double. Quick man. Missiles awaiting targets. Yours to command. Missile infantry at speed. Dove vai? Quick march. Hoplites ready. At the double. Missile infantry at your command. By your command. Hoplites. Your service. Guardi qua. Yes, commander. Hoplites. Commander. Quick march. Orders. Ready and waiting. Helltasks. Reload with haste. Accidenti. La vedo malata. Missile infantry ready. At your service. Advance at speed. Missiles ready and waiting. Our horses are blood. Vai. Yours to command. Hoplites ready. By your command. Hoplites ready. Riders ready. Commander, fight forward. Forza. We await your command. Advance at speed. Yes, commander. Ready. Orders understood. Missiles ready and waiting. Spears ready. Il nostro generale è sotto attacco. Ready for orders. Fire. Helltasks. I nostri uomini vacillano. Dove? Missiles awaiting targets. Break off. Andiamo per tasti al corpo a corpo. Vai. General, fire on the enemy. As you command. By your command. Forza. Missile infantry ready. At speed. Double time. Helltasks. Forza. Quick march. Missile infantry at your command. Our horses love blood. Hoplites! Attack! Missile infantry. Missiles ready and waiting. We await your command. Forza, ragazzi. Tirate qua. Lo so, mi sto muovendo un po' troppo, ma. Riders ready. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Spear infantry ready. Helltasks. Take aim. Swift melee cavalry. Via, via, che ci sono dei lancieri. Cazzarola, via. Helltasks. Break off. Ok. Inseguiamoli.
Portiamo qua quei tasti. Voglio portare anche qua i nostri arcieri sui fianchi. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Andiamo, carica il nostro generale, ottimo. La cavalleria si è liberata. Forza ragazzi. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Forza. Chi è che ha usato tutte le munizioni? Vai, puoi attaccare. Vai, grande. E siamo liberi. Ah, andiamo qua, qua. Carica qua, ragazzi. Qui siamo veramente messi un po' maluccio. Diamo un colpo di carica con la cavalleria qua, altrimenti non ci riusciamo a saltarci fuori. I nostri arcieri avanti. Correre qua ragazzi, correre, dai. Dai, uccidi questi. Tirate qua un paio di fiamme. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Fermiamolo. Ok, bene, molto bene. Vai, eliminate questi. Forza ragazzi. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. La mia cavalleria, l'altra, dov'è? L'ho lasciata nella battaglia. Mannaggia, no, dai, non mi dire. Eh sì, l'ho dimenticata in battaglia. Abbiamo mandato via anche questo arciere. Un'intera unità è stata sbaragliata. Forza. Dobbiamo liberarci. Qua. Ok. Attenzione, attenzione. La nostra altra cavalleria qua, via. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Via di qua, ragazzo. Ah no, è un bel tasto. Sì, allora combatti che vai alla grande. Dai che vai bene. Missile infantry. Ready for orders. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. La nostra cavalleria si è liberata. Ok, eccola qua. Devo far fuori questi arcieri. Avanti qua, dai. Ok. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. General, engage. Orders understood. Ma chi c'hanno qua? Chi è questo così forte? Degli oppliti pesanti etruschi? Hoplites! Engage! Marching for double time! Command up! Ready for orders! Arcieri contro i lancieri, va bene, dai. Non importa, l'importante è che
ci fanno recuperare del tempo. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo forte. Vergognoso. Dai che ci riusciamo. Spear infantry, at your command. General. Yes, commander. Double time. Vai, dai che inizia a cedere unità forte. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Forza. Engage! Hoplites ready! Direi che il più è fatto. Abbiamo perso tanti uomini sicuramente, ma ne abbiamo uccisi veramente tanti. Non so quanti. Vittoria, molto bene, molto bene. Non c'è neanche bisogno di andare avanti perché penso di averli eliminato praticamente tutti qui, pochi in fuga. Quindi terminiamo qua la battaglia, andiamo avanti. Vittoria a caro prezzo. Vittoria pirrica, però insomma dai, eravamo, loro erano 5200, noi neanche la metà. Va bene, ci sta, abbiamo eliminato veramente tanti uomini, uccisi 4349, perdiamo una cavalleria, due opliti e un peltasta, però direi che insomma rimaniamo abbastanza decimati, ma con grande coraggio abbiamo fatto una bella battaglia, anche bella ordinata, direi, è venuta abbastanza bene, mi è piaciuta. Prendiamo 1839 soldi guadagnati. Praticamente c'erano tre eserciti e la guarnigione di Felsina. Allora, my skills are yours. Vabbè, direi che possiamo dargli il colpo di grazia con quel po' che rimane, ma direi che qua non ci siano proprio nessun tipo di problema. Facciamo comunque la più alta e quella aggressiva e qui muoiono tutti quanti, track. Molto. E qui abbiamo la vittoria decisiva. Occupiamo l'insediamento. Molto bene, adesso ci rimetteremo un po' in sesto. Ok, questo lo distruggiamo. Questo pure. Questo pure, no, non ci abbiamo i soldi. E niente, quanti pochi che siamo rimasti. Va bene. I boia di Medusa, il nostro esercitone della, del nostro re. Allora direi che qui si ferma la nostra conquista per quello che riguarda il nord. Direi che non ci sono più insediamenti della Decapolis. La Decapolis ormai è una fazione nell'oblio, nel senso che non hanno altri insediamenti e hanno solo flotte, infatti questa qua che è comunque in logoramento, forse hanno qualche altra flotta sicuramente, ma poca roba. Adesso stavo dando un'occhiata, poi se è una flotta, perché non so neanche se sia una flotta, sia una flotta. Poi comunque qua c'è Neapolis con delle navi che li stanno inseguendo, quindi direi che la Decapolis etrusca è destinata alla estinzione. E direi di concludere qua l'episodio, altrimenti diventa molto lungo. Abbiamo fatto una bella battaglia e passeremo il turno nel prossimo episodio, quindi vi saluto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti.